a questo punto non mi rimane che chiamare Carmelo Oddo, che ha curato l'ospitalità insieme alla famiglia. Viene Carmelo al Residence Frontemare, dove ieri appunto le nostre donne si sono impegnate per fare tutte quelle attività che state vedendo sugli schermi e vedrete anche dopo per il finale. Allora Carmelo, è il momento della cultura, chi chiamiamo? Allora chiamiamo Vanessa Arca di Pane. Vanessa Arca di Pane, premio cultura 2017 al premio Federico II. La femminilità è importante. Allora, donna e cultura, aspetta, prima facciamola parlare. Aspetta, io comprendo che è una bella donna, che subito volevi approfittare. Aspetta, devi pazientare. Allora, Vanessa, parlaci di questa tua opera e parlaci di te. Allora, prima di tutto buonasera, sono onorata di essere qui oggi con tutti voi, a essere qui ad Ispica, prima volta in vita mia, quindi bellissima città. Che dire, Diamante Nero, ovvero il titolo del mio libro, è nato assolutamente per caso. Infatti io sono sempre stata una grande lettrice e amante della scrittura, e diciamo che sono andata ad un certo punto alla ricerca di un sistema che mi permettesse di leggere il maggior numero di libri possibili senza magari l'ingombro del cartaceo, anche se li preferisco. E quindi mi sono scontrata con un'applicazione online che si chiama Wattpad, una delle classiche applicazioni che si possono scaricare dal cellulare, che permetteva, dedicata principalmente sia ai lettori ma anche agli scrittori, sì, prego. Ma anche agli scrittori. Quindi diciamo che mi sono appassionata, ho deciso di iniziare a scrivere una storiella che poi si è trasformata pian piano in un vero e proprio romanzo, in un libro, soprattutto grazie ai miei lettori che hanno cominciato a seguirmi e a spingermi quindi a continuare. Alcuni di loro sono qui presenti, li saluto. E mi hanno spinto loro a fare un cartaceo grazie all'aiuto di mio fratello, che è un graphic design. Abbiamo lavorato alla copertina, abbiamo lavorato all'impaginazione e è stato messo sì, sì. Piuttosto sì, e lo abbiamo messo in commercio su Amazon, nota piattaforma di shopping online. E diciamo che da lì ho avuto le mie belle soddisfazioni, perché i fan hanno cominciato a seguirmi maggiormente, ho fatto vari raduni e sì, mi hanno dimostrato tantissimo il loro affetto e sono felice di ciò. Per quanto riguarda il libro, è un paranormal romance, quindi un sottogenere del fantasy. Parla di una semplice ragazza di 17 anni con uno strano nome, Lilith. Quindi diciamo che i protagonisti sono dei personaggi sovrannaturali. È in prima persona, quindi è come una sorta di diario, è il diario di Lilith praticamente, che racconta l'incontro con un particolare personaggio che stravolgerà la sua vita e avrà a che fare quindi con situazioni fuori dal comune. Vi sarà la classica lotta tra bene e male, vista però da un punto di vista un po' differente. Naturalmente alla base della trama vi è una storia d'amore tra due adolescenti. Insomma, diciamo che il tema principale è l'amore, in grado di trionfare anche negli ambienti più oscuri e nelle persone più gelide, anche le persone, chiunque ha bisogno di amore. Il mio messaggio è questo, principalmente. Brava Carmelo, adesso lo puoi baciare. Vanessa Arca di Pane, complimenti, premio cultura 2017. Grazie.